A Palazzo Pacanoschi dell'Università degli Studi di Napoli Partenope il convegno Rosario Livatino e Piersanti Mattarella, Fede e Giustizia per una storia della pedagogia civile, patrocinato dal Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia. A organizzare la giornata di studi Leone Melillo dell'Università degli Studi di Napoli Partenope. Obiettivo principale la legalità, la necessità di far comprendere ai giovani i valori fondamentali della società civile, sul senso delle regole, dell'etica, della morale, intesa nella sua accezione positiva e più ampia. A moderare il dibattito Domenico Falco, vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania. Sono fenomeni in questa città che fanno paura, però è un problema ormai non solo nazionale ma internazionale. I social hanno fortemente condizionato la vita dei giovani e li hanno fatti vivere in una realtà virtuale, completamente falsa rispetto a quella reale. Quindi bisogna fare una campagna di educazione nelle scuole, bisogna sensibilizzare le famiglie, bisogna far comprendere ai ragazzi che la realtà è ben altra cosa rispetto ai social e a quella spazzatura che purtroppo gira su questi canali. Ma i giovani oggi hanno paura o sono assuefatti al disagio sociale? Salvatore Insegna, cugino del magistrato Rosario Livatino, ha spiegato. I ragazzi agiscono secondo quell'istinto che vedono attorno a sé. E chi è che gli dà questo esempio? Noi adulti, che ci scanniamo nel niente. Mi viene di citare Pasolini. Che madri avete avuto che vi hanno insegnato di stuprare nel posto di lavoro? Quello è l'esempio, noi facciamo questo. Stupriamo il nostro collega, il nostro vicino per denaro, per avidità, per qualsiasi cosa. E i ragazzi che cosa vedono?